Ciao, siamo Alessandro e Elena e questo è Herbie, il nostro fuoristrada di 30 anni. Come potete vedere è un po' malconcio, ma 6 mesi fa abbiamo iniziato un'opera di restauro profondo che ci ha permesso di rimetterlo a nuovo per partire a dicembre alla volta del Marocco. Seguici per vivere con noi questa esperienza on the road. Buongiorno, eccoci qua nel nostro campo nomadi. Abbiamo rassettato tutto praticamente, abbiamo tolto tutto quello che c'era da togliere, tutte le volte ci vogliono 2 ore per togliere tutto. Siamo a Scura, come vi dicevo ieri, e l'intento di oggi è quello di andare prima da una persona che fa ceramiche e poi iniziare la pista. Riusciremo a fare tutto? Speriamo. Macchina sistemata. Macchina sistemata e adesso basta fare discorsi e si parte. Ah, sta già qua. Oddio santo. No. Abbiamo sbagliato strada. Molto siamo bene. In mezzo alle viette. Ci siamo incastrati e se non passa Lupanda, Herbie non passa sicuramente. Quindi retro. Ma scusa, anche la pista che dovevamo fare passava di qua? Ma passano tutte queste vie sterrate, ma non si capisce. Se non capisco dove sono, aiuto. Ah, Dio, Dio. E siamo muy incastrati. Però vabbè, dai, meno male che è solo questa viettina qua. Adesso mi sta facendo manovra, vuoi che ti do una mano? No, no, c'ho solo il sole nello specchio e vedo un acciufolo. Non so se ci guarda giù di qua. Non lo so. Siamo veramente molto incastrati. Sì, non è tanto simpatico. Giami, cosa sta facendo Giamiro? Sta andando contro una cunetta di sabbia. Molto bene. Iniziamo la giornata col botto. Ecco Giami che gira. Dove dobbiamo andare non si sa, abbiamo sbagliato strada. Vediamo cosa. Ok, abbiamo sbagliato strada? È Google Maps che okay. Diciamo che nelle viette di... Sì, nelle viette qua. Qua è veramente un paesino, villaggio fatto di terra praticamente. Ah, vedi, adesso ci fanno segno. Di là. Carini. Ci fanno segno di andare di là. Dove sei ribaltato? Non lo so. Comunque avevamo sbagliato e la strada era questa. Guardate qua che loro praticamente fanno tutte dei sistemi di irrigazione tra le palme per avere sempre poi l'acqua per coltivare. Qui vedete lì c'è l'acqua e qua fanno i campi coltivati, coltivano tutto. Qua c'era proprio un botto di acqua. Ma non devono avere per niente problemi di acqua. Ma non si capisce, non si capisce. Sprecano veramente un botto. Sì. Guardate qua che figo, ci sono palme e olivi, che è accoppiata. In più è coltivato. Sì, ed è tutto coltivato. Adesso lì c'è l'erba medica, tipo trifoglio. Per quello che ho capito, coltivano molto nei palmeti perché li protegge molto dal sole. Ah, ecco, vedi. E tiene la terra, mantiene la terra molto più umida, non battendoci il sole proprio secco. Secco. Adesso si passa nel siamo soffiati il naso diverse volte in questo viaggio. Adesso Alessandro prova. Ok, Sandra, vai, un altro. Ok, già è quello che fa quello. La 5ª generation, c'est un lison Paul Louis, c'est un concours. Come fare tipo la pasta?
mescato. Farina e acqua. Attends, là je vais faire. C'est bien. Viens. Viens. Viens l'islam. Mets un turkey. Très bien. Prends du photo. That way you can work the clay. You work the clay. Not too much milk. Over here. This is it. Comme une saucisse. Je fais un sondage. La date d'or. هذا الزوال هذا الدف لا مسجد هذا اللي كان مع محمد ادريس اه اروي لكم لا J'ai fait des bols. Oui, c'est bien. J'ai fait un bol. Ouais. C'est la cancelle la belle rien. Permettete il fiore che va dentro. Che sta appoggiato a terra. Ok, finita la il giro da l'esperienza da Mohamed, siamo super super contenti di essere stati e che Gianni e Sandra ci abbiano portato da lui perché è stato stupendo. Lui è una persona meravigliosa, super di cuore, un gran lavoratore ed è giusto che contribuire nel nostro piccolo. Adesso siamo al distributore perché facciamo il pieno. Ok, vado un po' indietro perché mamma mia. Ok, facciamo il pieno. Perché si parte poi per la pista. Sta pista che dove sono le due, ancora non abbiamo pranzato, chissà che ora inizieremo. Guardate questo distributore, vi prego. Non c'è nemmeno l'asfalto terra. Super, proprio super autentico. Ok, allora è iniziata la pista. Abbiamo iniziato la pista, adesso ci fermiamo, sgonfiamo. Perché sennò saltiamo come dei grilli, anche perché mi sa che l'ho gonfiata anche troppo anche stavolta. Sì, eh. Noi di solito le ora le teniamo a 1. Visto che a 1,08 sono comodissime. Quindi metteremo a 1. Avendo le 35 sono dei gommoni giganti, tengono un sacco d'aria. Quindi mettiamo a 1. Anche perché questi sassetti sono molto fastidiosi, fanno saltare un sacco. Ah, bene, siamo proprio in una piccola discarichetta. Allora abbiamo preso la pista, soltanto che siamo arrivati in questo paesino dove la mappa, strade asfaltate. Esatto, non ci sono strade asfaltate, la mappa ci dava questa strada nel paese, in realtà la strada è chiusa perché stanno facendo dei lavori per ampliarla, perché se non è chiusa c'è solo un camion parcheggiato. C'è un camion parcheggiato, sì, esatto. Quindi adesso prendiamo quest'altra strada a fianco che ci hanno detto essere quella che ci porta nello stesso identico punto. Poi dell'altro. Proviamo questa qua, mi sembra. Proviamo più bella. Questa, sì. Questa mi sembra che vada un po' in mezzo alle case. No. Vedete, siamo proprio in un paese dove non c'è asfalto. Ah, c'è un negozietto però. Un furgoncino a negozietto. Giamiro Sandrella adesso. No, fermati. Erano qua dietro. Probabilmente si sono fermati. Arriveranno. Thank you.
Allora, strada sbagliata, abbiamo allungato di brutto e adesso Gianni e Sandra stanno andando avanti con la Panda per capire se questa strada che abbiamo trovato può essere quella giusta. Un labirinto questi paesini. Questi paesini sono... Poi una volta che inzecchi una strada c'è il camion. Esatto, sono un labirinto perché hanno tantissime strade tutte sterrate e quindi... A volte sembra che ti porti da qualche parte e poi arrivi davanti a casa di qualcuno. Esatto, forse ci siamo, forse ci siamo. Sì! Grandi! Ce l'abbiamo fatta! Abbiamo circumnavigato il paese e siamo davanti al camion. Ma eccolo là. Eravamo dietro lì. Eravamo dietro lì. Un'ora fa. Sì, esatto. Comunque il nostro giro è salvo. Adesso si prosegue. Comunque qua tutti super gentili. Sì. E a differenza di altri posti dove non parlano un granché, però no, non parlano nemmeno il francese, no. Qua il problema è questo, comunicare è un po' complicato perché non parlano nemmeno il francese, parlano solo il marocchino, l'arabo. E però diciamo che noi non siamo delle cime nel parlare l'arabo, no. Ma più che altro sono tutti molto carini perché cercano di aiutarti in tutti i modi nonostante non sappiano parlare il francese. A differenza di altri posti dove siamo stati, che comunque i bambini o gli adulti anche ti, come è successo a Ramlia, il paese, quello durante la Parigi-Dakar, che ci hanno assalito per chiederci soldi, questi proprio sono super carini, in realtà ti salutano e basta, quindi, e se possono ti danno una mano, quindi super carini. Ah, vedi, eccoli qua. Vedi, stanno facendo i lavori. Niente, questa niente, pista... abbiamo sbagliato strada un'altra volta. Farsi capire qua è come parlare con, due lingue completamente diverse. Ma perché non parlano nemmeno il francese, esatto. Parlano solo l'arabo e non prende il telefono, quindi non possiamo utilizzare Google Traduttore. Questi paesini hanno mille viuzze, anche questa qua. Sembrava da Google che ci fosse la strada che arrivasse a quel mini paese, quello dopo. Invece poi diventa un sentiero pedonale. Però c'è la strada lungo il fiume, quindi adesso l'unica alternativa è passare dal fiume e salire. Vediamo, riproviamo, se, eh? Riproviamo, vediamo. Tentativo se... numero 1573. Sì, che palle. Poi è sempre tardi, viene buio, un casino. Quindi il problema non è di sbagliare strada, ma il problema è che è tardi e viene buio. E viene tardi, viene buio e poi quando è buio non ti puoi nemmeno fermare da nessuna parte. Non ti orienti proprio. Non ti orienti. Queste stradine che non c'è niente. Per quanto assurdo, cioè per quanta luce possiamo avere extra, non si vede un niente. Cioè sì, vai, puoi anche farlo, ma fai una fatica esagerata. Vai proprio a occhio. Carine. Forse in un paesino. A parte che siamo di nuovo in un altro paesino, come vedete, siamo portati proprio in mezzo alle montagne. E qui è assurdo perché la gente, sì, bimbini. La gente qua vive nel letto del fiume, non c'è la strada. Salam alaikum. Non c'è la strada, cioè questa è la strada che hanno loro che passa nei paesi e siamo sul letto del fiume. Che storie.
Comunque, questa pista devo dire che sicuramente non ci annoia, perché ogni 3x2 sembra che finisce la strada, bisogna tornare indietro, finisce la strada, bisogna tornare indietro. Comunque, adesso stiamo proseguendo lungo la strada secondaria di questo paesetto. Primaria. Sì. L'unica che c'è. L'unica che c'è. E... però il panorama è pazzesco. Allora, al villaggio ci si arriva sicuramente, perché abbiamo incontrato un ragazzo poveraccio che cercava un passaggio per arrivare in paese. Ah, ma alla fine lo porta uno con la motoretta. Ah, ok, a posto, perfetto. Perché purtroppo noi abbiamo solo due posti, già mi Sandra anche, gli ho detto se voleva attaccarsi alla scaletta e lo portavamo, però non mi sembrava molto, molto, insomma, interessato, poveraccio, c'ha ragione, effettivamente. Quindi al paese ci si arriva. Eccolo qua, dietro alla fine l'ha caricato un ragazzo con il motorino. Ah, eccola là la città, si fa lì passare. Allora ragazzi, sta venendo buio. Però siamo rispuntati sull'asfalto. Sì. Adesso forse abbiamo trovato anche un posto dove dormire, perché c'è veramente il nulla. Sì, adesso è buio, cerco di farvi vedere. Bellissimo, perché... siamo proprio dentro. Panorama di essere su Marte. Siamo dentro l'Alto Atlante, quindi proprio. E poi abbiamo, cioè, fa ridere perché abbiamo fatto tutta una strada perdendoci, bestemmiando in tutte le lingue del mondo, quando poi c'era la strada asfaltata che ci portava qua. Però non avremmo visto sicuramente tutti quei paesini proprio che dentro al fiume. Sempre la strada asfaltata che ti porta ovunque. Comunque adesso abbiamo trovato un hotel dove dormire e okay. No, non lo so, ha prenotato Sandra, quindi non lo so. Okay. 40 euro per 4 con colazione inclusa, cioè proprio top. E adesso così almeno ci fermiamo, dormiamo e domani affrontiamo poi 100 km in teoria di strada sterrata che ci porta alle gole di Dades. Vi faccio vedere gli ultimi raggi di sole, di luce, questo panorama. Su, Ale. Penso che questa sia la strada più assurda per raggiungere un albergo. Che cazzo è? Un bivacco, tipo un albergo. Assurdo, cioè qua c'è lo strapiombo. È incredibile. Ci siamo, forse ci siamo. Gianni e Sandra sono lassù. Arrivati! Arrivati! Ci siamo, bro! Ma che posto è? Come siamo? Non ti si vede! Ma dove cazzo siamo finiti? Folle, folle! Cioè, sta continuando a peggiorare la situazione, io non capisco. Allora, siamo già dentro. Dal nostro amico, come si chiama? Siamo da Brahim. Brahim. Siamo da Shebrahim, no, in francese. Brahim è adorabile. Sì, un omino carino, molto simpatico. Un nonnino. Canellino. E adesso ci ha portato, dopo vi facciamo vedere come siamo sistemati. Le chambre. E adesso beviamo un tè. E poi dopo ceniamo. E... spendiamo? Sì. 25 euro a testa? Meno, perché sono 250 dirham. Cena?
notte. Per notte e colazione. Sì. Siamo a 1800 metri, proprio dentro l'Atlante, fighissimo. Bellissimo. Un'esperienza super proprio autentica. Qua è la stanza dove, tipo salottini, ci ha portato la frutta secca, il tè, lo zucchero e adesso aspettiamo quei due... Armadilli ramari. Io non vedo l'ora di vedere com'è domani mattina. Vero. Con la luce. Vero. Perché hai visto tutto al buio, abbiamo attraversato le gole. Non è stata bello. Un'epopea arrivare qua. Abbiamo chiesto a tutti quelli che incontravamo dove fosse questo posto, perché all'inizio, cioè nella posizione ti dà un chilometro. Vero. Cioè la posizione di questo posto arrivi al cartello del bivio. Vero. E poi c'è un altro 20 minuti di strada sulle montagne, quindi non è un chilometro. Come è scritto nel cartello, credo un po' di più, ma merita assolutamente. Sì. Ciao. Ciao, beviamo il tè. Thank you.